Come guardare una ragazza? Lo sguardo per sedurre o eccitare. Lo sguardo è un componente chiave della seduzione, questo è poco ma sicuro. Se ci pensi è quasi strano. È strano pensare al potere che ha un semplice sguardo. Lo sguardo di una persona può provocare emozioni molto forti, e di varia natura. Imbarazzo, attrazione, eccitazione, eccetera, eccetera. E tu guardi le ragazze prima di approcciarle? Come guardi una donna mentre la stai seducendo? Ti do una buona notizia. A meno che tu non sia proprio alla ricerca di tecniche particolari, lo sguardo è qualcosa di abbastanza semplice da migliorare. Vediamo nel dettaglio la questione in alcuni momenti chiave della seduzione. Prima di continuare, però, hai già scaricato il report gratuito Seduzione i 37 errori più comuni? Se non lo hai già scaricato, clicca subito qui a lato o trovi il link anche in descrizione. Nel report scoprirai i 37 errori che gli uomini fanno più di frequente quando ci provano con una donna. Non perdertelo! Bene, detto questo, continuiamo. Guardare una donna prima di approcciare. Moltissimi uomini pensano che si debba lanciare uno sguardo prima di approcciare una ragazza e se lei ricambia si possa andare a parlare con lei, insomma si possa provare a rimorchiarla. I motivi per cui questa è una cazzata li ho già spiegati in un articolo, li riassumo comunque qui. Allora, se entri ad esempio in un locale e con totale naturalezza incroci lo sguardo con una donna, no problem, va benissimo. Se ti metti invece a cercare lo sguardo, quello inizia ad essere sbagliato. Ma perché? Perché in molti casi lei percepirà la ricerca dello sguardo come una sorta di approvazione preventiva, cioè percepirà che stai cercando un suo sì, fatti avanti, non verbale, per approcciare. In altri termini, è un metodo che usi per cercare di non prendersi un secco rifiuto e, come avrai capito, non è molto da vero uomo. No, ma io Marco, io lo faccio per... Per la pace nel mondo? Per pettinare le bambole? Per cosa lo fai? Dai, diciamoci la verità, tanto stiamo tra amici, lo fai per cercare un'approvazione non verbale, un sì, fatti avanti, puoi approcciarmi, lo fai per non prenderti un bel palo. Certo, ci sono delle eccezioni con il tutto, ma la regola generale è questa. La cosa ancora peggiore, e con peggiore intendo se lo fai ti uccido... è non approcciare se lei non ricambia lo sguardo o se ti guarda per mezzo secondo e tu pensi che lei non sia interessata. Lo sguardo nella fase di attrazione. La fase di attrazione è quella in cui, dopo esservi conosciuti, crei attrazione in una donna. Come deve essere lo sguardo in questa situazione? Dovrà essere un po' più lungo del normale, il classico guardarsi negli occhi di due persone che si piacciono a vicenda. Ora, questo in alcuni casi avviene naturalmente, in altri invece per timidezza. L'uomo tende a non mantenere l'eye contact, cioè il contatto di sguardi. Insomma, tende a guardare poco negli occhi la ragazza che ha di fronte. Questo è un problema perché nel momento in cui c'è anche solo un po' di attrazione, il guardarsi negli occhi agisce da moltiplicatore, cioè aumenta, e di molto, l'attrazione reciproca. Come puoi capire se stai già guardando a sufficienza una ragazza o no? Molto semplice. Abbassi lo sguardo o comunque interrompi lo sguardo per timidezza? Senti questa emozione dentro di te in quell'esatto momento? Se sì, allora è molto probabile che il tuo sguardo non sia lungo a sufficienza. La soluzione è semplice. Aumentane la durata. Guarda di più negli occhi la donna che stai conquistando. Lo sguardo per eccitare. Terminata da un pezzo la fase di attrazione, è passata anche quella di rapport. Arriva il momento in cui l'eccitazione sale, nella fase detta chiusura dei giochi. Non ti parlo per forza di quando siete a letto insieme. Potete anche essere per strada se l'eccitazione inizia a salire. Quello è il momento di cui sto parlando. Bene, in questa fase lo sguardo è il tuo miglior alleato. Immagina l'eccitazione presente in quel momento come un fuoco. Il tuo sguardo è di conseguenza una tanica di benzina. Chiaro il concetto? Ora, se nella vita reale la tanica dovrebbe essere ben distante dal fuoco, a meno che tu non voglia passare a miglior vita, in questo caso ciò che devi fare è versare tutto il contenuto della tanica. In altri termini, dovrai guardarla negli occhi con degli sguardi molto lunghi. Lei si imbarazzerà? Molto probabile. Salirà l'eccitazione? Sicuramente. Prometti al tuo amico Marco che userai questa semplicissima tecnica la prossima volta che ti trovi in questo momento della situazione? Bene, vai e colpisci, piromane dell'amore! Prima di salutarci, hai già scaricato il report gratuito Seduzione i 37 errori più comuni? Se non lo hai già fatto, clicca subito qui a lato o trovi il link anche in descrizione.
Nel report scoprirai i 37 errori che gli uomini fanno più di frequente quando ci provano con una donna. Non perdertelo!